Io, a nome dei gruppi pazienti, perché sono diversi, suddivisi per patologia, io in particolare sono referente del gruppo MPN delle malattie mieloproliferative, poi ci sono altri gruppi che riguardano invece le leucemie, i linfomi e i mielomi. Quindi parlo anche a nome dei diversi gruppi di pazienti che vedono assolutamente di buon occhio questo tipo di seminario che viene svolto via web per ovvi motivi, perché gli argomenti che vengono trattati sono argomenti che interessano i pazienti, i quali tutti i pazienti delle varie patologie, i quali hanno contatto con gli ematologi a cui si rivolgono nei centri ospedalieri di loro competenza, per quello che riguarda la cura delle malattie e tutti i vari protocolli terapeutici che vengono improntati, che vengono attivati per la cura delle malattie specifiche. Spesso, non per cattiva volontà di nessuno, ma proprio per una questione di pratica, di tempo, spesso l'ematologo bravissimo, che si prende cura della malattia di una persona, non ha, come dire, proprio la possibilità fisica di trattenersi più a lungo con il paziente per dare maggiori delucidazioni sulla malattia stessa e sul tipo di approccio terapeutico che viene attuato, e tantomeno ha la possibilità materiale, proprio tempo fisico, per fornire tutte quelle informazioni, quei dettagli che vengono invece trattati in questa sede e che riguardano fortemente la vita di tutti i giorni del paziente. Dal momento che una persona, fino a un certo momento della propria vita, è una persona, tra virgolette, normale, sana, senza patologie o comunque senza patologie importanti, a un certo punto gli viene detto: tu sei un malato di una malattia oncoematologica, e a questo punto inizia un percorso che va detto quasi sempre, quando nel migliore dei casi, e fortunatamente i migliori dei casi ci sono, nel senso che quasi tutte le malattie oncoematologiche possono essere curate, possono essere cronicizzate, possono essere guarite, però nel mentre, dall'inizio della diagnosi e per molto tempo, cambiano la vita perché ci si accorge che ci sono dei sintomi della malattia che sono importanti e alle volte sono ingravescenti e che modificano proprio la possibilità e i ritmi della vita del paziente. Sapere che oltre alle medicine, alle cure che vengono stabilite dall'ematologo, c'è anche un approccio diverso, proprio sullo stile di vita cambiato, che è da affrontare per quello che è. Quindi, quello di cui si parlerà stasera sono appunto il regime alimentare, l'attività fisica, eccetera, eccetera. Insomma, sono tante le cose che cambiano, delle quali bisogna tenere conto. Quindi, come paziente, io sono un ex paziente, è bene che ci sia questa possibilità, che è un grande aiuto, perché inevitabilmente quando uno si trova nella condizione di malato, spesso non si sa a chi rivolgersi, e c'è da affrontare e superare questa sensazione di solitudine in cui si trova il malato, che pensa: sono io che sono malato, ci sono solo io, è capitato a me e non so cosa fare. Ecco, non sapere cosa fare è un brutto sentimento che stasera, almeno per una parte, si può cercare di affrontare. La dottoressa Sebastiani, che fra l'altro è una mia conterranea di Reggio Emilia, io sono di Bologna, siamo vicini di casa quasi, ci spiegherà come affrontare, le malattie oncoematologiche dal punto di vista della dietetica e dell'alimentazione. Grazie.